Sono accordi importanti in materia di sanità, di welfare e di turismo e fanno seguito a quello firmato venerdì in materia di infrastrutture. Nasce una fase nuova nella collaborazione tra le nostre due regioni, che vede le nostre due regioni protagoniste. Vogliamo coinvolgere anche il Piemonte perché tutta quest'area ha una storia comune e ha un futuro comune per le infrastrutture, per il welfare, per la sanità e per il turismo. È un'operazione win-win, serve a noi, serve alla Liguria e quindi oggi iniziamo un percorso virtuoso che ci porterà lontano. Presidente, cosa ci guadagna la Regione Lombardia in questo protocollo di intesa? Ma moltissimi sono i lombardi che vanno in Liguria, non solo d'estate ma che vivono in Liguria. La Liguria ha tante esperienze positive, penso per esempio al Gaslini per quanto riguarda i bambini, è un'eccellenza europea e noi vogliamo condividere le buone pratiche con due vantaggi, scoprire come possiamo migliorare la nostra sanità vedendo le buone pratiche della Liguria e riducendo i costi, mettendo insieme le nostre attività Liguria e Lombardia. Possiamo migliorare il servizio riducendo i costi e questo è un vantaggio molto molto concreto perché le risorse risparmiate serviranno a ridurre i ticket e le liste d'attesa. Mi è piaciuto il discorso di Renzi oggi alla Coldiretti? Sì, mi è piaciuto, ha preso gli applausi perché ha detto che ha messo l'IMU agricola e poi la toglierà, è bravissimo, no? È un incantatore, però usa sempre il futuro. Diminuiremo, toglieremo, ridurremo sempre più avanti e a me piacerebbe un Presidente del Consiglio che dica ho fatto questo, ho tolto l'IMU agricola, ho dato i soldi ai comuni, ho eliminato il patto di stabilità e invece lui parla sempre del futuro. Va bene parlare del futuro per l'amor di Dio, però concretezza, noi lombardi siamo abituati alla concretezza e mi è sembrato concretezza zero. Mi perdoni? Prego. La domanda, ci sono alcuni sindaci nel Comasco che stanno protestando perché una tangenziale diventerà a pagamento da novembre. Cosa risponde a questi sindaci e soprattutto ai cittadini che rappresentano? Non chiedo di essere ringraziato, ma voglio ricordare che l'abbiamo messa in esercizio gratuitamente. Il pagamento, il pedaggio è stato deciso dal CIPE anni fa, prima che io arrivassi, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, cioè il governo italiano, perché l'opera è stata fatta con fondi privati e le aziende private ci mettono i soldi non per far beneficenza ma perché hanno un ritorno sugli investimenti, no? Quindi le delibere sono del CIPE, le tariffe sono fissate dal governo, noi come Regione Lombardia non abbiamo possibilità di intervenire, i sindaci sono contrari. Benissimo, pagano loro il pedaggio per i loro cittadini, il problema è risolto. Alla luce delle parole di Berlusconi sullo stadio del Milan, che rimarrà a San Siro, chiedo se magari rilancerà l'area Expo, per esempio. No, mi pare di no, l'area Expo è chiuso il discorso, lì ci faremo, se come spero e mi auguro, e presto lo sapremo, ci sarà il più grande campus universitario italiano, la decisione verrà presa entro metà ottobre, quindi tra poco. Allora lì voglio fare delle strutture sportive, uno stadio ma uno stadio di atletica che serva ai ragazzi che stanno lì e che saranno residenti. Lo stadio del Milan lì ormai la questione è chiusa. Da milanista devo dire che con rammarico anch'io ho sentito che non vuole più farlo lo stadio né al Portello né altrove. E mi spiace davvero, visto anche quello che è successo domenica sera, almeno per consolazione poteva dire abbiamo perso il derby però vi regalo lo stadio. Presidente. Un atto di generosità. Tornando all'argomento di oggi, sì. Cosa in termini di sanità la Liguria pensa di, la Lombardia pensa di poter insegnare alla Liguria e in cosa crede di poter imparare dalla Liguria? Ma non vogliamo insegnare nulla, anche se qui ci sono le eccellenze. Ho ricordato per esempio che ieri è stata fatta la prima operazione in Italia di trapianto di fegato da una persona morta, quindi è la prima volta che succede in Italia, il Niguarda e il San Matteo di Pavia sono riusciti a fare e tutto questo, questa tecnica può essere ovviamente esportata anche in Liguria. Vedremo adesso le buone pratiche, che cosa c'è da imparare, ma la collaborazione tra i due nella gestione dei flussi, nella gestione delle appropriatezze, nell'acquisto, nella programmazione, nell'acquisto delle strutture per evitare duplicazioni, serve a risparmiare risorse e gestire meglio i soldi pubblici, non c'è dubbio su questo. Questo è l'obiettivo. In Commissione Sanità si è già iniziato a parlare anche della seconda parte della riforma, ecco, qual sarà il suo ruolo in questi mesi? Sì, ci sono altri capitoli che adesso scriveremo, scriverà il Consiglio.
era già previsto questo, ma adesso abbiamo già cominciato ad attuare questa riforma importante e significativa. Ci sono messo in prima persona perché serve l'energia del Presidente, serve l'autorevolezza del Presidente. Dobbiamo mettere insieme i due assessorati qua, dobbiamo costituire l'agenzia di controllo, dobbiamo fare la due diligence su tutte le strutture, le nuove strutture che nasceranno e dobbiamo poi chiudere la partita dei territori, dell'assegnazione dei territori, l'allegato A. Uno. Tutto questo sarà fatto entro fine ottobre, quindi entro fine ottobre sarà nominato il nuovo assessore regionale al welfare. Ecco, a proposito, il governatore Totti, non vi dico chi è. No, però lo no, sa già. Certo. Ho auspicato che lei rispetterà gli equilibri della maggioranza nella nomina del prossimo assessore. Sì, 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 ma certo, ma figuratevi, gli equilibri politici di una coalizione sono quelli che tengono in piedi la coalizione, però trattandosi qui di una persona che deve gestire l'80% del bilancio della regione, che deve occuparsi di attuare una riforma importante, che deve occuparsi di sanità e del benessere dei cittadini, vanno bene gli equilibri politici, ma io voglio il profilo di una persona competente e capace, ok? E quindi questa è la mia priorità. E poi ovviamente gli equilibri politici sono sempre utili, è sempre utile far conto e rispettarli, però prima di tutto il profilo deve essere di una persona che crede nella riforma, capace e competente. Un terzo punto. Quando si attuano una riforma, cioè un cambiamento, ci sono tante scelte tecniche che si possono fare e il politico è quello che ha la visione, questa è la differenza, no? È quello che sa qual è il progetto, sa dove deve andare. Poi per andare dal punto A al punto B ci sono 10 percorsi diversi, tecnicamente tutti possibili, però ci vuole uno che ha la visione e che capisce. Quindi un politico. Assolutamente sì. Grazie.